Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho fatto con voi questo make-up tutorial, che è un make-up secondo me un po' estivo, quindi adesso ci avviciniamo verso l'estate, quindi ho realizzato un incarnato abbronzato con questo nuovo prodotto di cui vi ho parlato già su Instagram, il Lyca Doll Golden Infusion, su cui ero molto restia. Ma in realtà mi ha, diciamo, lasciata sorpresa, perché effettivamente mi è piaciuto. Adesso non so se ho le luci un po' troppo sparate, comunque nel video noterete assolutamente la differenza tra l'incarnato di prima e l'incarnato di dopo. Mi piace molto perché è super naturale, secondo me. Aspetto assolutamente le vostre opinioni sotto per dirmi come vi sembra, perché sinceramente se... anche secondo voi, cioè, è abbastanza naturale, non sembra troppo artefatto, lo userò sicuramente perché mi sta piacendo, cioè mi è piaciuto tantissimo. Non pensavo proprio che un prodotto abbronzante di make up mi piacesse, perché solitamente penso che siano un po', che diano un effetto un po' falso, invece no, assolutamente no. Poi vabbè, ho usato un po' di prodotti nuovi, ho fatto il contouring con... no, questa è la matita per labbra rossetto. Ho fatto il contouring con la nuova matita Neve Cosmetics. Ho usato nuovi prodotti Pupa che ancora non avevo usato. Ho usato anche sulle labbra la matita labbra Neve Cosmetics. Un po', insomma, ho voluto fare un po' un trucco estivo con queste nuove collezioni che ovviamente mi stanno arrivando, mi stanno mandando in questo periodo perché ci avviciniamo all'estate. E un po' anche per cambiare, perché sul mio canale ci sono sempre un po' i stessi trucchi naturali, volevo un po' fare qualcosa di pazzello. Spero che vi piaccia e aspetto i vostri commenti come al solito tra i commenti, e se vi piace il canale iscrivetevi. Vi lascio il video. Inizio applicando su tutto il viso questo fluido effetto abbronzante. È veramente molto molto carino, vi dico che questa era la prima volta che lo usavo e mi è piaciuto così tanto che l'ho voluto usare anche settimana scorsa per il mio compleanno. Il mio fidanzato appena mi ha visto mi ha detto: Rossella, ma hai preso il sole? Cioè non aveva capito che in realtà era tutto un escamotage, e mi piace tantissimo perché l'effetto è naturalissimo. Ovviamente dovete sfumarlo bene anche sulle orecchie, anche sul collo, in tutte quelle parti del viso che magari spesso, a cui spesso non pensiamo. È contenuto in una boccetta, come avete visto, è uguale al fondotinta omonimo, è un fluido molto molto leggero, come vedete più sfumato più è naturale, dal vivo rende molto molto di più che qui nel video dove ho le luci sparate. Quindi vi consiglio di provarlo perché è veramente un prodotto carinissimo. È meglio metterne poco per volta e poi in caso fare delle passate successive e stratificarlo, mi raccomando. Adesso passo agli occhi, purtroppo mi ero dimenticata di cliccare REC, però vi faccio rivedere quello che faccio. È un trucco facilissimo, prendo quel color champagne della Naked 2, lo applico su tutta la palpebra mobile con un bel pennello da sfumatura in modo molto leggero. Poi prendo quest'altro marroncino più scuro e vado semplicemente a delineare la piega dell'occhio, sempre con un pennellino da sfumatura. E diciamo, il trucco finisce qui, non è niente di super particolare il trucco per quanto riguarda gli ombretti, perché poi prendo questa matita abbronzata. Questa è di Neve Cosmetics, se non sbaglio, ne fa simile anche una alla Urban Decay. E la applico a mo' di eyeliner, faccio anche una piccola lineetta e la metto anche un po' all'interno della rima interna. Infine bisogna assolutamente mettere in risalto l'occhio con un mascara nero, perché altrimenti il trucco si perde, perché non c'è l'eyeliner nero, quindi in questo caso il mascara è d'obbligo e lo metto sia sopra che sotto. Adesso con la mia palette di correttori vado a correggere le piccole imperfezioni, come questo super brufolo che in realtà è più che altro una crosta, e vado a sfumare bene il prodotto. Passiamo ora al contouring. Uso questa nuova matita di Neve Cosmetics, da una parte c'è la matita scura per creare le ombre e dall'altra la matita chiara per fare l'highlighter.
In questo caso uso come riferimento il contouring effettuato, disegnato nell'immagine che dà Neve Cosmetics quando manda il prodotto, anche se in realtà, come sapete, il contouring è molto soggettivo, varia da persona a persona, da viso a viso. Ci sono 10.000 libri di trucchi che spiegano il contouring per forma di viso. Comunque in questo caso ho deciso ugualmente di seguire quella figura. Lo sfumo quindi innanzitutto sotto lo zigomo, lo applico prima con la matita e poi lo sfumo o con il pennellino o con le dita. È abbastanza semplice da sfumare, bisogna prenderci un po' la mano, questa era un po' la mia prima volta, quindi stavo un po' testando il prodotto. E devo dire che ho sbagliato prima e mi ero dimenticata che non dovevo mettere subito la cipria, ho messo la cipria prima di fare questo passaggio. Mi raccomando, la cipria va messa dopo tutti i prodotti cremosi. Adesso non ve l'ho mostrata in questo video, però per questo ho fatto un pochino più fatica a sfumarlo. Lo applico poi anche ai lati della fronte, come vedete nel video, e lo sfumo bene. Poi questo passaggio mi piace un sacco, quindi applico il marroncino anche sotto il labbro inferiore, che lo mette molto in risalto, soprattutto per chi ha un labbro, per chi ha delle labbra poco marcate. E poi faccio anche il contouring del naso. In realtà non è il mio caso, perché il contouring vale solo per quanto riguarda la faccia frontale e non per il profilo. Nel mio caso sarebbe da modificare il profilo, ma purtroppo col trucco si può modificare solo la parte frontale, e il mio naso, diciamo che frontalmente è abbastanza equilibrato col resto del viso e armonico. Comunque ho voluto farlo lo stesso, infatti se vedete viene troppo assottigliato. E poi passo direttamente all'highlighter, che è la parte che mi piace di più della matita. In realtà preferisco passare l'illuminante solo sul dorso del naso, ma in questo caso seguo la figura e l'ho messo anche sulla punta. In realtà vi consiglio di metterlo solo sul dorso, e poi lo sfumo anche un po' leggermente sulla fronte. Mi raccomando, se avete la fronte troppo alta evitate questo passaggio. Poi lo metto sotto le sopracciglia, qui sarebbe più che altro da sfumare con un pennellino di precisione, ma io uso le mani. E passaggio fondamentale nell'arco di Cupido, perché rende le labbra veramente più belle, più definite, più voluminose. Poi loro indicano anche di delineare il naso, quindi applicando l'illuminante ai lati del naso, e poi faccio la classica, diciamo, forma a V sotto l'occhio, sopra lo zigomo che usano tantissime cantanti, VIP, Kim Kardashian, Anna Tatangelo, e illumina tanto lo sguardo, apre tanto lo sguardo, alza lo zigomo. È un passaggio veramente molto molto carino, e devo dire che con questa matita viene benissimo, secondo me. Si vede proprio la differenza. Poi ovviamente il contouring molto marcato è più che altro indicato per le fotografie, però un contouring leggero va bene anche per uscire. Poi lo applico al centro delle labbra, anche se in realtà poi metterò il rossetto quindi non si vedrà, e sul mento, perché io ho un mento poco sporgente, e loro indicano di metterlo anche lungo la mascella. In realtà io avrei dovuto evitare quest'ultima parte perché ce l'ho già molto accentuata. E poi adesso vado con la cipria, utilizzo questa, l'ultima cipria uscita da Neve Cosmetics, la surreale, la adoro. Non vi dico niente perché presto vedrete un video review proprio su questa cipria che amo veramente. Adesso definisco le sopracciglia, uso il solito kit di pupa che ormai uso da un bel po' di mesi, applico prima la cera e poi l'ombretto, veramente in modo molto veloce perché non ho bisogno di fare molti ritocchi. E ora passiamo a questa nuova terra barra illuminante di pupa, è un'edizione limitata e molto molto carina, e devo dire che io non uso mai
non faccio mai l'effetto abbronzatura con queste terre illuminanti, ma questa volta ho voluto provare seguendo i passaggi su come creare un colorito abbronzato e scintillante quando l'incarnato è chiaro. Questo foglio me l'ha dato la pupa, però all'interno, come vedete, del prodotto si trovano le istruzioni. Inizio applicando la tonalità 2 con movimenti circolari, partendo dalle zone centrali e sfumando verso i contorni del viso. Comunque cerco di fare una sfumatura uniforme. Poi applico la tonalità 3 sotto gli zigomi e sui contorni del viso per scaldare l'incarnato. In realtà si fa una sorta di vero e proprio contouring in questo modo. Vi assicuro che può sembrare che questa cipria, questa terra sia troppo brillantinosa, sberluccicosa, ma in realtà veramente scrive, diciamo, poco, ma non in senso negativo, nel senso che non va a dare un effetto pagliaccio, cioè si è applicata secondo i loro passaggi. L'effetto è veramente molto carino, l'ho usato anche questo al mio compleanno, che è stato sabato scorso, e mi è piaciuto molto l'effetto, penso che lo riuserò per tutta l'estate. Poi con un pennellino per sfumature per gli occhi applico la tonalità illuminante 1 sulle zone di rilievo del viso, sotto l'arcata sopraccigliare, zigomi e dorso del naso, per creare dei preziosi punti luce, così loro scrivono. E infine uso la tonalità illuminante 4 sulle gote per risaltare l'abbronzatura, tonalizzandola con paiori scintillanti effetto oro. Quindi è una sorta, diciamo, di blush, anche se in realtà a me non soddisfa come blush, e infatti adesso uso questo bellissimo blush in La Masca. Amo i blush in La Masca perché sono veramente molto duraturi, forse i migliori in commercio al mondo. Lo applico con le dita, è un blush in crema e l'effetto secondo me è molto glowy, molto molto carino e super estivo, il colore è fantastico e fa proprio la differenza. Costa un po' il blush, ma è veramente, questo blush, ma è veramente ottimo. E ora è il momento della matita labbra, matita barra rossetto di Neve Cosmetics. Questa è una delle ultime uscite, secondo me molto carina. Prima delineo i bordi delle labbra con la matita e con l'altra parte, che è la parte del rossetto, riempio tutte le labbra. E questo è il risultato finale, spero che vi piaccia. Come al solito vi ricordo di cliccare mi piace se il video vi è piaciuto, lasciarmi un commento per farmi sapere cosa ne pensate e iscrivervi al mio canale se ancora non lo siete. Vi lascio qui i miei ultimi video, ciao!